In diretta dalle Serre Calabre con il vostro GGJ e sullo sfondo guardate ragazzi un paese che è davvero caratteristico, si chiama Cardinale e deriva proprio questo termine dalla cardatura della lana degli ovini. Un paese molto antico che vi consiglio di venire a visitare. Poi ci sono vari localini dove si mangiano piatti tipici del posto e che dirvi che la gente è accogliente, il panorama è mozzafiato. Qui tutto intorno tantissimi alberi di noccioli, castagni e fichi. Un saluto a tutti da GGJ, dal meraviglioso Cardinale. Adesso saliamo sulla strada vecchia che ci porterà in quel di Simbarino, sperando di incontrare magari qualche animale selvatico, un cinghiale, un lupo, chi lo sa. Guardate che meraviglia. Beh, spero di venire a fare altri video a Cardinale, come la pesca che c'è stata in autunno del 2019, la pesca alla gara della trota, e poi altri video a personaggi illustri di questo paese. Thank you.
Diretta con GGJ, guardate questa panoramica meravigliosa di un paese storico delle Serre Calabre, cardinale, in una giornata un po' uggiosa, ma si sa che giugno ha le sue, diciamo, temperature un po' particolari, giorni con pioggia, giorni di sole, ancora l'estate vera non è arrivata. Venite a Cardinale, a parte la nocciola che è davvero buonissima, ci sono un sacco di locali ospitali che io saluto, tipo il ristorante Uciar Mumele, poi ci sono agriturismi e altri ristoranti che mi scuso, non ricordo il nome, ma dove si mangia anche là benissimo. Quindi venite a Cardinale, poi c'è un'acqua salutare, il paese è molto ospitale, la sera ci sono i due ponti antichi dove vi fate una passeggiata romantica sul lungo fiume. Beh, che dire, Cardinale è un grande paese, soprattutto le persone sono molto, molto, veramente solari. Io ci passo spesso perché è un po' come Simbario, piccoli borghi con grandi valori, senso di affetto, di ospitalità. Quindi venite, salendo da Soverato, lo trovate sia sulla trasversale delle Serre come uscita cardinale. E invece, se vorreste casomai rifarvi gli occhi con i boschi e le campagne coltivate ad hoc, vi fate la Soverato strada vecchia statale, quindi salendo d'Argusto, Gagliato, Novalba, Cardinale, Chiaravalle e così via dicendo. Un saluto a tutti da GJ, da questa meravigliosa porzione, perché poi se vedete anche di fronte ci sono le montagne della Lacina. Anche da Cardinale si sale seguendo il mio dito in quella direzione e si arriva anche nella zona boscosa dove poter trovare castagne, funghi, fragoline di bosco e perché no, tante persone, tanti escursionisti magari sul vostro tragitto che farete che vi possono dare indicazioni su come arrivare anche al castello della baronessa Scoppa che si trova proprio su queste montagne qui, nel territorio di Cardinale. Un saluto a tutti da GIJ e dalle Serre Calabre.